Edizioni Musicali Casa dei Sonora presentano Romagna Mia Classic, un programma di musica e spettacolo. Buon divertimento! Eccoci qua, benvenuti, ben ritrovati a tutti voi cari amici di Romagna Mia Classic, direttamente dagli studi di Cesena vi do il benvenuto e apriamo subito col ricordarvi che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casadei Sonora. Le immagini che vedremo scorrere nell'arco delle nostre giornate sono immagini d'archivio tratte dalle edizioni quando tutto era itinerante nei più bei teatri della Romagna, quando insomma a presentare la trasmissione c'era Nilla Pizzi con Moreno Cavallotti, Lamberto Liparini, Madame Maurice, insomma Matteo Moni, Mirko Alvisi, tanti collegamenti e tante interviste a veramente numerosissimi ospiti. Poi ci sono immagini tratte da YouTube, immagini dall'archivio Casadei Sonora, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti quanti voi che ci seguite da casa. Adesso ci catapultiamo nel 1992, nel marzo del 1992, precisamente al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, dove ci sta aspettando insomma Elisa e Cristian Giacomoni con la loro prima esibizione della giornata. A Cristian, Elisa Giacomoni e il suo gruppo.
Bravissimi i nostri Elisa e Cristian Giacomoni. Adesso però un applauso va anche al prossimo artista, Edoardo Vianello, per voi. Alziamo pure e abbassa questo. Pa pam pa pam pa, ah, abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Ah, abbronzatissima a due passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Ed amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticar. Ah, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Ed amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticar. Ah, abbronzatissima, ah, ah, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Ah, abbronzatissima. Edizioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. Edizioni musicali Casadei Sonora è una garanzia. Spartiti con i brani più belli firmati Casadei. Polche, valzer, mazurche, assoli di clarinetto e sax e tutti i ritmi internazionali più ballabili. CD, musicassette e DVD per avere sempre a casa tua una grande festa. Edizioni musicali Casadei Sonora. La tradizione, l'attualità. Bravissimo, veramente, insomma, ci ha fatto rivivere emozioni indimenticabili con le sue performance. Adesso però, insomma, ci divertiamo e ci gustiamo queste immagini dove vediamo protagonista Samuel, per voi. Ah, scusate un attimo, salve a tutti! Buonasera, mi presento, mi chiamo Gavino e vengo dalla Sardegna, sì, e mi diverto tanto in Sardegna perché io sono un grandissimo attore in Sardegna, tutti quanti mi conoscono. E infatti vengo adesso da una recente tournée. Prima sono andé, sennò come facevo a tournée? E infatti eccomi qua, perché in Sardegna sono tanto, tanto, tanto conosciuto, infatti ho fatto pure un film, Palla con le pecore. E infatti in Sardegna mi chiamano Gavi Costner. Comunque... io sono talmente tanto conosciuto in Sardegna come qua quel personaggio, come si chiama? Quello che parla, che fa sempre così. E non mi annoio, e no, che non mi annoio. E io non mi annoio, no. E non mi annoio perché io ho un'amica. Eccola qua, è una rana. Anzi, è un rano. È una rana maschio, una rana toro. È infatti una rana molto intelligente. C'è chi dice che la rana viene dal regno animale. Non è vero. La rana viene dal regno minerale. Perché la rana viene dallo stagno. E ve lo giuro. Ridete, ridete pure tranquillamente, tanto non vi vede nessuno. Comunque una cosa importante, grazie. Che io e la mia rana ci voglio bene. Io e la mia rana siamo così, un po' come fratelli, non come quell'amico mio che le rane lui le schiaccia. Perché le rane bisogna volergli bene alle rane.
perché loro mangiano tutti gli animali che a noi fanno anche senso, tipo le zanzare, le cavallette e tutte quelle robe lì. Non come quello là che l'ho imparato a scuola, che me l'hanno detto, come si chiama? Montedison? No, non era Montedison. Alessandro Magno? No, beato lui, era Alessandro Volta, che l'ho imparato a scuola, che lui le rane le ammazzava, ci dava la scossa, ci dava. E le rane poverine morte facevano così, facevano, povere bestie. E io invece la mia rana no, non l'ho mai ammazzata. Ogni tanto gli do la scossa, però gliela do da viva, gliela do. Sì, con la dinamo. Che cos'è la dinamo? Ma come che cos'è la dinamo? La dinamo è quella cosa che è dentro la televisione, che serve per alimentare la televisione. Si alimenta la televisione con la dinamo, non il detersivo, la dinamo si alimenta la televisione. È un po' come le bustarelle per i politici, insomma, si alimentano così. Allora io ogni tanto gli do la scossa, lei è contenta, e poi la mia rana parla. Voi non ci credete, ma la mia rana parla. È vero che parli? Parla, di qualcosa, vai, forza, parla. Vi assicuro che è un po' sorda, però parla, parla, ve lo assicuro. Perché poi c'è anche la mia zia Camilla, che lei le rane, ve lo giuro veramente, su quello lì con la telecamera, lei le rane le fa fritte, le fa in umido, le cuoce le rane, povere bestie. Che a me fa senso soltanto vederle nude, senza pelle, con le gambe là, così, che mi ricordano quella là, di quelle riviste spinte. Come si chiama? Quella là tutta spellata, là. Che poi quella lì è uno scandalo, l'Ilona, la cicciolina lì, che l'ho vista sul giornale, adesso è diventata una donna seria, perché si è sposata. E poi la cicogna gli ha portato un bambino. Era ora, 30 anni che ci prova con la cicogna, non rimane mai incinta quella. Diciamo le cose come stanno. È vero. Invece io alla mia rana gli voglio bene, anzi ogni tanto la porto con un'amica sua, un'amichetta sua, così a fare qualche giro, è vero? No. Dice di no, però è vero, va a fare qualche... Non vai a fare qualche giro con la tua amichetta? No. E che cosa vai a fare? I girini. I girini va a fare. Comunque ve lo assicuro, la rana è intelligente e sa dire tante cose. Pensate che la mia rana parla italiano e parla anche americano. Che differenza c'è tra l'americano e l'italiano? Che gli americani hanno il chewing gum in bocca. Quella gomma, quella cosa che non si attacca ai denti, beati loro. E infatti lei parla, ha imparato guardando la televisione Beautiful. Davvero, davvero. Lei, pensate, ha imparato l'inglese guardando Beautiful, perché lei con gli occhi legge il movimento delle labbra degli attori che sono americani. E poi va a pagina 77 del televideo e legge che cosa dicono. Perché è un animale veramente intelligente. Avanti, parla, di qualcosa, una cosa soltanto, quello che vuoi, qualunque cosa. Cretino. Penso di non aver inteso molto molto bene. No. Non ho capito bene. Ho detto cretino. Ah, hai detto cretino, hai detto? Sì, l'ho detto, qui lo dico e non lo nego. Ho capito, la mia rana non è sorda, ha soltanto un grandissimo difetto. Da vicino non ci vede molto bene. E infatti mi ha scambiato per il maestro Liparini. E non manoio, e no, che non manoio, e no. Ai. Che ne dite di fermarci per qualche istante e salutiamo insieme questi amici? Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci, proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della Centrale del Latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza, consultabile anche sul sito centralelattecesena.it. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena, la bontà che lascia traccia. Eccoci rientrati e pronti così per la seconda parte della nostra puntata. Entriamo ancora una volta nel vivo con una grandissima formazione. Adesso facciamo un applauso a questi musicisti, alla bravissima Angela e la Nazionale.
continuiamo ad applaudire anche la prossima formazione. Qualche settimana fa hanno festeggiato così il centenario di Cervia e quindi ci gustiamo il grande evento e il suo insomma festeggiamento. A Secondo Casadei con affetto. Il nuovissimo CD firmato Edizioni Musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della musica dell'indimenticabile maestro, con i solisti che hanno fatto la storia. La grande festa è a casa tua. A Secondo Casadei con affetto. 27 brani interpretati dagli artisti della Romagna più amati e popolari. Richiedi subito il tuo CD. Chiama allo 0541 945259 o scrivi a info@casadeisonora.it. Valzer, mazurche e polche per una meravigliosa occasione di divertimento e buon umore. A Secondo Casadei con affetto. L'amore per la nostra terra si sente, si ascolta, si balla. Bravi, bravi, bellissime ancora una volta queste immagini, ci emozionano ogni volta che le riguardiamo. E se volete insomma maggiori informazioni, se volete ricevere queste immagini, potete richiederle alle nostre edizioni. Adesso accontentiamo una carissima amica che ci segue da Torino e a lei voglio, Giovanna, un bacino, grazie delle tue splendide parole, e a te voglio dedicare questo videoclip che hai richiesto. Quindi da YouTube ci gustiamo She We Dance Tango per te. Lascia senza luce. Non dire niente e non pensare. E muoviti solo se lo senti.
lezione domani. E adesso ci fermiamo per pochissimi istanti. Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci, proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della Centrale del Latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza, consultabile anche sul sito centralelattecesena.it. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena, la bontà che lascia traccia. Rientrati magicamente, quindi ritorniamo insomma a gustarci delle bellissime immagini. Adesso infatti vi voglio proporre l'orchestra La Storia di Romagna, tutta quanta per voi, eccola qua. La fiola clai ancora più mondena, la bala avanti in regle ancora più bella, da quando le mondo se sempre a balè, perché pur deli preppe la che un pesi in bicicletta in secano, perché valeo bisogna valeo, come canteo bisogna canteo, per chi bala ser ti sbaglia, i pastel un tella acciaia, perché valeo bisogna valeo, come per chi balla ser ti sbaglia, i pastelli della acciaia, anche male bisogna valere, come anche bisogna.
Bravissimi come sempre questi musicisti. Adesso un applauso va anche a Manuel Cilio, che è pronto sul palcoscenico del teatro. Edizioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. Edizioni musicali Casadei Sonora è una garanzia. Spartiti con i brani più belli firmati Casadei. Polche, valzer, mazurche, assoli di clarinetto e sax e tutti i ritmi internazionali più ballabili. CD, musicassette e DVD per avere sempre a casa tua una grande festa. Edizioni musicali Casadei Sonora. La tradizione, l'attualità. Avete visto veramente tanti gli ospiti che insomma sono alternati nell'arco delle edizioni di quegli anni. Vediamo anche protagonista un grandissimo personaggio conosciuto, insomma ha partecipato a tante trasmissioni fortunate di Mediaset. Lo applaudiamo e sto parlando di Duilio Pizzocchi. Ho già fatto il buco, siamo a posto. Ha fatto il buco. Durante il pezzo della Nazionale non se ne è accorto nessuno, io ho fatto il mio buco, così adesso faccio in tempo. Ma certo.